Il caso volle che Bill Wheeler fosse alla finestra del proprio appartamento da scapolo, al quinto piano dello stabile all'angolo tra l'83esima e Central Park West, quando la misteriosa astronave atterrò. Bill Wheeler smise di accarezzare la morbida pelliccia della gatta siamese che stava distesa sul davanzale. Che roba è bellezza? Aveva la forma di un sigaro, lungo circa 2 metri e con un diametro di circa 0,5 metri nel suo punto più largo. Discese come una piuma fino a pochi centimetri dall'erba. Si fermò e all'improvviso da una delle due estremità si sprigionò una fiammata abbagliante. Insieme alla fiammata ci fu un sibilo. Con un agile movimento, la gatta si rimise in piedi e guardò dalla finestra. Soffiò piano, con i peli ritti sul dorso e sul collo e con la coda gonfia. Buona, buona bellezza, va tutto bene. Non è un topo. È solo un'astronave marziana venuta a conquistare la Terra. Su questo punto aveva ragione, fino a un certo punto, e sul primo invece si sbagliava, fino a un certo punto. Ma non mettiamo il carro avanti ai buoi. Dopo quell'unica fiammata non accadde più nulla, a parte il fatto che arrivò gente correndo da svariate direzioni. Anche 3 poliziotti arrivarono di corsa e impedirono alla gente di avvicinarsi troppo all'oggetto alieno. Questo sì che è un giorno bellezza. Se quella cosa non viene da fuori, io sono un cavallo. Vado giù a darle un'occhiata. Scese con l'ascensore. Arrivato al portone, tentò d'aprirlo e non ci riuscì. Dalla vetrata poteva vedere soltanto la schiena della gente che si ammassava contro il portone. Pur levandosi in punta di piedi e allungando il collo, non riuscì a vedere che un'ininterrotta muraglia di folla. Riprese l'ascensore e tornò in casa. Sotto la finestra si era già radunata una vera e propria folla. I militari ormai non si contavano più. Lo spiazzo si stava riempiendo di camion dell'esercito che scaricavano i teli di una grande tenda e gli uomini in uniforme stavano piantando paletti nel terreno. Figurati se non andava a finire così, bellezza. Pazienza se lo portassero via e stop, ma lasciarla lì e impedirci di vedere. La tenda venne eretta. Bill Wheeler guardò la sommità della tenda, ma sulla sommità della tenda non succedeva niente e gli era impossibile vedere cosa succedesse all'interno. Allo? Bill Wheeler, qui parla il generale Kelly. Mi dicono che siete un esperto in ricerche biologiche, il migliore del ramo, esatto? Beh, in effetti sono un biologo ricercatore, ma non sarebbe modesto da parte mia affermare di essere il migliore. Che succede? Un'astronave è atterrata nel Central Park. Ah, non mi dica. Vi parlo dal teatro delle operazioni. Abbiamo steso delle linee telefoniche e stiamo raccogliendo degli specialisti. Vorremmo che voi e qualche altro biologo esaminaste qualcosa che è stato trovato nell'astronave. Quanto vi ci vuole per arrivare qui? Se avessi un paracadute circa 10 secondi. Vi sto guardando dalla finestra. Se poteste mandarmi un paio di ragazzi piuttosto robusti, che indossino delle uniformi, che incutano rispetto, farò di sicuro molto più in fretta ad attraversare la folla, ok? Va bene, ve li mando subito, non vi muovete. Bene. A proposito, cosa avete trovato nel cilindro? Aspettate di essere qui. No, devo sapere cosa portare con me. Ferri da dissezione, composti chimici, reagenti. Si tratta di un omino verde? No, sembra che si tratti di un topo. Di un topo morto. Grazie. Bellezza. O mi prendono per i fondelli oppure... Bill raggiunse i poliziotti che lo attendevano fuori dalla porta e fu scortato attraverso la folla fino alla tenda in cui venivano ammessi solo pochi eletti. L'interno dell'astronave era rivestito di qualcosa che aveva l'aspetto di un ottimo cuoio, ma più soffice. Un uomo, inginocchiato sul fondo, stava parlando. Era il generale. Non c'è traccia di meccanismo attivatore, anzi di nessun tipo di meccanismo. Non un filo, e nemmeno un briciolo di qualsiasi carburante. Ho un'idea, generale. Era la voce dell'uomo sulla cui schiena si stava appoggiando Bill Wheeler e Bill riconobbe di botto sia la voce sia l'uomo. Era il presidente degli Stati Uniti. Bill smise di stargli appoggiato addosso. Non sono certo uno scienziato ed è solo un'idea.
Ricordate quell'unica fiammata uscita dall'unico ugello? Forse si è trattato del risultato della distruzione del meccanismo o del suo propellente, quali che fossero. Chi ha inviato o guidato qui questo apparecchio forse non voleva che scoprissimo come funzionava. Se è così, era progettato in modo che il suo motore si autodistruggesse al momento dell'atterraggio. Qualcuno si era appoggiato alle spalle di Bill. Siete Wheeler, vero? Ah, professor Winslow. Ho visto la vostra foto e ho letto le vostre pubblicazioni. Sono onorato di conoscervi e di... Piantatela di dire fesserie e date un'occhiata a questo. Sì. Ha tutta l'aria di essere un semplice topo morto. Qualcuno se ne stava appoggiato alla schiena di Bill, infastidendolo col suo peso. Bill voltò il capo per dire all'uomo di togliersi dalle scatole e si accorse che era il presidente degli Stati Uniti. Alieno? E come? E ritenete che si tratti di una creatura intelligente? Non saprei dirlo con certezza, signore. È troppo aliena. Se però dovessi tirare a indovinare, direi proprio di no. Non più del suo equivalente terrestre, il topo. La massa cerebrale e le sue circonvoluzioni sono molto simili. Esiste una possibilità remota che possa aver progettato quella nave? La darei a 1 milione a 1, signore. Bill passò gran parte dei 3 giorni seguenti nel laboratorio dell'Università di New York finché non ci furono più nuovi test e nuove analisi da tentare. La storia era pian piano avvizzita. Non era successo niente di nuovo. Fu il 6° giorno che accadde qualcosa di ancora più grosso: l'assassinio del presidente degli Stati Uniti. 2 giorni dopo, il primo ministro inglese fu ucciso da uno spagnolo e il giorno seguente un oscuro funzionario del Politburo di Mosca impazzì e uccise il capo del partito. Il giorno dopo, un sacco di finestre di New York andarono in frantumi quando buona parte di una contea della Pennsylvania saltò in aria. Fu in quello stesso pomeriggio che il presidente della borsa si tagliò la gola ed ebbe inizio il crollo dell'economia. La sera di quel giorno, Bill Wheeler stava misurando a passi nervosi il proprio salotto. Bellezza. Sarò matto, ma sono convinto che sia stata l'astronave a dare il via. Ammettiamo l'esistenza di una misteriosa intelligenza superiore che ha guidato fin qui la nave. Il topo, chiamiamolo così, certo non è stato. Dunque, visto che il topo era la sola creatura fisicamente presente nella nave, l'essere, l'invasore, non era un'entità fisica. Ammettiamo pure che potesse vivere in qualsiasi corpo, che avesse lasciato a casa il proprio corpo in un posto sicuro e che fosse arrivato qui in un corpo di cui non gli importava niente e che avrebbe potuto abbandonare al momento dell'arrivo. Questo spiegherebbe la presenza del topo e il fatto che sia morto quando la nave è atterrata. In quel momento l'essere non ha dovuto fare altro che impossessarsi del corpo di qualcuno qui, capace com'è di controllare le menti, comincia a preparare il terreno per l'invasione dei marziani, dei venusiani, di quel che diavolo sono. Dopo qualche giorno di osservazione si accorge che il mondo è sul punto di autodistruggersi e che per farlo ha bisogno soltanto di una spintarella. E quella spintarella sarà lui a dare. Si impadronisce di uno svitato, lo induce a uccidere il presidente e si fa prendere. Fa sì che un russo spari a uno dei propri capi. Induce uno spagnolo a uccidere il primo ministro inglese. Fa scoppiare un sanguinoso tumulto alle Nazioni Unite e fa sì che il militare incaricato di custodire un deposito di armi atomiche lo faccia invece esplodere. Bellezza! Quello potrebbe portare il mondo a una guerra totale nel giro di una settimana. Anzi, praticamente c'è già riuscito. Secondo me sta preparando un felice sbarco per i marziani, bellezza. Io devo provarci, Per folle che sia la mia teoria, devo riferirla alle autorità che ci credono o meno. Bellezza.
Ma potrebbe anche non trattarsi di un essere umano. Potrebbe essere un animale o qualsiasi altra cosa. Potresti persino essere tu. Io sto impazzendo, bellezza. Ricordo adesso che quando la nave spaziale si è disattivata e il suo motore si è autodistrutto, tu hai fatto un balzo e ti sei dimenata. E poi, bellezza, è da un po' di tempo che dormi il doppio del solito. Non è che la tua mente è uscita dal... Forse è per questo che ieri non sono riuscito a svegliarti all'ora della pappa. Bellezza, i gatti si svegliano sempre in un baleno, i gatti. Gatta, sono io che sono matto, oppure... La gatta siamese lo guardò languidamente con i suoi occhi sonnacchiosi. Lascia perdere. Prima di riuscire ad alzarsi in piedi, Bill Wheeler ebbe per un secondo un'espressione ancora più stranita. Poi scosse la testa, come per schiarirsela. Che cosa stavo dicendo? Bellezza. La mancanza di sonno mi rimbambisce. Hai fame, bellezza? Vuoi del fegato? Abbiamo trasmesso Il topo di Frederick Brown. Hanno partecipato Gabriele Antonini, Cristiano Censi, Franco Giacobini, Simone Mattioli, Alberto Melis. Regia di Davide Montemurri.